Prossima domanda, che è una domanda di Deborah che poi viene ripetuta da Sara, quindi è un po' un doppione, poi do un ulteriore input a Sara. Come vincere la pigrizia? Trova il tuo perché e sii consapevole di una realtà fondamentale. Se tu continui a fare quello che hai sempre fatto, non puoi sperare in un futuro diverso. Quindi le persone che continuano ad avere la stessa routine e poi attribuiscono al fato, al destino, alla fortuna di poter cambiare le cose, sono persone internamente insoddisfatte perché perdono di vista la realtà fondamentale che è quella di dire azione uguale reazione. Ok? Quindi nella nostra vita, sulla base di quello che noi facciamo, abbiamo risultati diversi. Se noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, otterremo sempre quello che abbiamo sempre avuto. Se voi volete essere persone straordinarie, dovete fare quello che tutti quanti farebbero, quindi vi svegliate al mattino, siete pigre e vi rigirate dall'altro lato? No! Volete essere una persona straordinaria? Fate quello che gli altri non fanno, sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi. Quindi se la media delle persone non sa come allenarsi, non sa come nutrirsi con metodo e voi lo fate, voi avrete altri risultati, risultati che loro non hanno. Se la media delle persone al mattino trova scuse e dice sono stanca, non ho tempo di allenarmi 15 minuti, ragazze, 15 minuti, 15 minuti non sono tanto, non è per fare il conto in tasca del tempo che avete a disposizione, ma 15 minuti, mettere la sveglia 15 minuti prima, credetemi che non cambia la quantità e la qualità del vostro sonno. Ok? Dal momento in cui decidete di non rigirarvi dall'altra parte e allenarvi, voi diventate straordinarie rispetto alla media delle persone. Dal momento in cui voi sì vi concedete gli sgarri, ma vi rendete conto che vi state abbuffando di biscotti, la media delle persone continuerebbe a buffarsi di biscotti perché è vittima del proprio istinto e voi lì attuate la presenza mentale e dite aspetta un momento, mi dà realmente un valore aggiunto questo biscotto o rischio fra 10 minuti di essere lì con i sensi di colpa? Sono io che decido nella mia vita o sono vittima dell'istinto come un animale? Fatevi questa domanda, è un po' cruda, è un po' brutto sentirsela dire, ma è una realtà profonda. E dal momento in cui voi vi ponete questo interrogativo e scegliete la strada che di solito gli altri non scelgono, credetemi che lo sforzo non è più di tanto grande, voi diventate delle persone straordinarie, perché rispetto a quella che viene considerata la media delle cose che le persone fanno, voi fate lo straordinario. Ed è lì che voi diventate persone straordinarie. L'extra nell'ordinario diventa straordinario. Credetemi che gli extra che vi fanno diventare delle persone straordinarie sono piccoli così. Sono piccole attenzioni che Alice ogni giorno cerca di seminare all'interno del proprio fitness program. Il fitness program è lo straordinario nella vostra vita, nella vostra quotidianità. Quindi fate quel salto nello straordinario se lo straordinario lo volete avere. Quindi quando siete presi dalla pigrizia dite ok. Normale, non mi devo colpevolizzare perché la media delle persone sono pigre, si accontentano della mediocrità. Dato che si vive una volta sola, almeno si pensa, poi non entriamo nella spiritualità in questa live che abbiamo già toccato tanti ambiti, perché io non posso avere quello che gli altri non hanno? Io me lo merito. E allora, riesco a fare questo piccolo extra nell'ordinario per avere quello che gli altri non hanno? Vedete che la pigrizia svanisce. Se riuscite a vedere in queste piccole azioni uno strumento, un gradino che vi porta a raggiungere i vostri obiettivi, credetemi, ogni giorno lo fate. Se voi realmente siete consapevoli del valore di queste piccole azioni nel quotidiano, credetemi che non ci sarà un giorno in cui saltate quelle azioni. Dovete solo esserne consapevoli del valore che loro possono avere. Siate costanti. Quello che fate, dovete fare quel passo extra, siate innamorate della migliore versione di voi stesse, solo con questa visione che voi vi distaccate completamente da chi è pigro, chi è perso nella vita, chi non ha obiettivi. Abbiate un obiettivo, coltivate l'extra nell'ordinario e tutto quanto vi arriva. Ok? Quindi questo è un punto molto importante. Sembra facile, però questa è la chiave realmente del successo, basta poco, credetemi ragazze. Piccoli gesti che fanno grandi differenze e poi diventa un'abitudine, quindi la pigrizia dopo un po' svanisce proprio perché noi creiamo abitudini cerebrali totalmente diverse. E sempre appunto una domanda di Sara. Sara mi ha chiesto allo stesso modo di Deborah come trovare la motivazione. Questa è l'arma, quindi trovare la motivazione e capire che persona vorreste essere, essere consapevoli che ci vogliono determinate azioni che poi creano dei risultati nella nostra vita e sapere che con quelle azioni arrivi ai risultati. Quindi la motivazione la trovi? Dalla
diventando consapevole che sei tu fautrice del tuo successo e ogni giorno ti svegli scegliendo tu che cosa fare. Se quei 5 minuti sul divano ti danno più valore rispetto a una piccola azione che ti porta un po' di fatica, ma un grande successo, il quale puoi degustare nel corso del tempo.